Luca Ranzani, oggi siamo qua con un super ospite da cui io ho molto, davvero molto da imparare, oltre ad essere negli studi di Radio DJ. Siamo qua con Wad. Che intanto facevo gli snap, perché io sono Snapchat addicted. No, non riesco a fare altro, nel senso che... Ma si sta, poi... Anche molto Instagram Stories. Sei molto social, si può dire. No, diciamo così, mi piace questa cosa dei video che durano 24 ore. Si sta. Molta libertà. Ciao raga. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è chi è Wad? Che è la domanda a cui non so rispondere. Nel senso che, sono un agitatore, mi piace questa parola, no? Agitatore molto bello, chaos maker. Anzi, c'è anche una qualifica che utilizzano negli States, in Italia non è ancora molto utilizzata, che è quella del dealer. Dealer. Chi è Wad? Un dealer, cioè mi piace creare contatti e far nascere progetti piuttosto che cose, no? E molto spesso al centro di queste cose ci sono io, ma molte altre volte io sono dietro e quindi chiudo il deal. E questa è un po', diciamo, una delle attività che preferisco fare in generale, no? E poi sono un pugliese appassionato appunto di Snapchat e Instagram Stories. Sarebbe lunga la cosa da raccontare, la raccontiamo tutta? Sì, mettiamo così, mettiamo... No. Io sono... cominciamo da... prendiamo un punto, così. B-boy un po' di anni fa, quando ero piccolo, ai tempi del liceo in Puglia. B-boy nel senso che avevo una crew, che ho ancora, però... Non pratichiamo tanto, perché poi il breaking ha bisogno anche proprio di un allenamento fisico, una predisposizione fisica che poi nel tempo magari se non ti alleni bene la perdi, quindi diciamo il punto di partenza magari può essere quello. B-boy che è stato anche quello che mi ha permesso intanto di avvicinarmi alla musica in generale nell'adolescenza, no? E poi scopri la musica da un altro punto di vista, cioè quello fisico, no? Conoscere la musica per un ballerino è un po' diverso che conoscere la musica e basta. Significa avere l'idea che la musica può creare qualcosa, può creare dei movimenti, no? E quindi l'approccio in generale, quando mi sono accorto che la musica era una cosa importante, l'ho fatto attraverso il ballo, attraverso la danza, attraverso il b-boying. Così lo racconto. Va benissimo. Quindi comunque sappiamo il passato di Wad. Sì, no, vabbè, diciamo che nel settore un po' questa cosa un po' si sa, nel senso che per anni ho fatto quello, poi il tutto si è trasformato in un'attività più giornalistica, collaborando con un po' di magazine, scrivendo... Sappiamo che hai lavorato per Rolling Stone. Scusa. Sì, Rolling Stone, per Vogue, per Wired, tanti, tante adesso non li dico tutti. C'era un periodo, c'è stato in Italia anche Groove, che era un magazine. Quello penso che da piccolo, col CD me lo prendevo anch'io. Che era... Diciamo che forse quello è stato uno dei miei approcci un po' più professionali alla cosa e che mi ha permesso anche di poter raccontare tutto quello che succede nel mondo del fantastico mondo del rap. Su un giornale, no? E quindi conoscere anche artisti importanti, non solo italiani, cioè grazie a queste all'attività, diciamo così, giornalistica ho potuto intervistare gente come Grandmaster Flash, Melly Mel, Kool Herc, Lee Scratch Perry, tanti, Sweets Beats, Nas, tantissimi. È importante, è una cosa importante che ti fa crescere. Quindi diciamo che è proprio una super gavetta, lo diciamo. Questa puntata è offerta da Coca-Cola. Adesso passiamo alla seconda domanda. E ora che sappiamo la tua storia, ti chiediamo il bello e il brutto comunque di questo lavoro. Adesso decidiamo, stiamo così seduti o ci mettiamo... No, va bene così. Facciamo un po' e un po'. Sì. Ok. Il bello è... è che veramente fai quello che ti piace, ma non è soltanto come luogo comune, no? Cioè lavori con una cosa che è fantasia, cioè poi la radio è proprio tutta magia, è fascino. Ah, quello sì, poi... Il fatto di poter lavorare, di fare, cioè è una grandissima, un'opportunità gigante, no? Che io la mattina poi mi sveglio e realizzo, ma non sempre realizzo, no?
Quindi è una cosa, così il lato positivo è che vivi veramente in un wonderland, una terra magica. No, ma infatti ti giuro, ormai come parlare, quasi siamo entrati, io ero emozionatissimo, ero lì, cazzo, sono a radio DJ. È proprio l'emozione già da quando entri. Certo, poi più che altro perché a un microfono come questo sono parla e ha parlato gente che ha rivoluzionato il linguaggio dell'Italia, no? Proprio a livello di cultura generale, quindi insomma ogni mattina dovrei appunto ringraziare, lo faccio molto spesso, quindi il lato bello è poter appunto lavorare in questo videogioco tendenzialmente, no? Di cui sono un piccolo e periferico protagonista, ma è molto bello. L'aspetto brutto in generale è più che brutto, è diciamo che una caratteristica della nostra generazione, cioè quella di vivere nell'instabilità di qualsiasi cosa, quindi insomma è tutto abbastanza altalenante, è questo, però diciamo a questo siamo un po' abituati, nel senso che i millennial, no? Quelli nati dopo gli anni 80 sono ormai abituati, soprattutto in Italia, a dover fare tutto, a non poter, diciamo così, a vivere con un'attitudine no future, però con un bel presente. Ok, che è stata qua dei big e ultimamente comunque tanti anche della nuova scena rap trap italiana. Cosa pensi di questa nuova scena rap trap italiana? Avendo comunque conosciuto praticamente tutti gli esponenti. Sì, penso di essere anche un grande promotore, no? Di tutti questi qua, quindi penso bene, penso che nel 2016 il rap italiano finalmente è nelle strade, ufficialmente, non che prima non lo fosse, però adesso ufficialmente il rap è nelle strade, tra i ragazzini, è dove doveva essere da sempre, dal giorno zero, lo è stato in alcuni momenti, adesso è là. E quindi sono assolutamente pro, no? Rispetto a quello che sta succedendo nel rap italiano, è tutto molto positive, gli artisti cominciano ad ottenere numeri molto molto interessanti anche senza necessariamente dover cercare dei compromessi musicali che possano appunto allargare il pubblico, no? Ormai il pubblico è già largo e quindi possono fare quello che vogliono in maniera totalmente autentica. No? E quindi è positivo. Il rap in Italia è sempre stato, ha vissuto sempre dei wave, no? Dei cicli di iper attenzione, iper hype, e poi sì, spariva nel mondo. Questo è normale, quello, no? Sì, è fisiologico. Questo nuovo ciclo è positivo, anche gli altri cicli erano positivi. Cioè, in generale, quando succede qualcosa di quando arriva questa onda, no? di novità, non bisogna avere paura della novità. Questo è un po' un concetto che è tipico dell'Italia, no? Il fatto di avere paura della novità, paura del nuovo. Questa cosa è un problema. Ma perché all'inizio poi la novità, cioè anche io visto dal dietro logicamente, da ascoltatore, questa scena trap alla fine, all'inizio tutti, chi lo faceva, gli davano dello sfigato, poi comunque si è evoluta e adesso c'è la paura un po' della novità che poi dopo alla fine piace. Questo è vero, ma è vero anche che finalmente in Italia riusciamo a fare qualcosa che all'estero è on time, no? Ah, cioè, sì, in America c'è Young Thug, c'è Travis Scott, in Francia PNL, in Italia c'è Sfera Ebbasta, nello stesso periodo storico, okay. Non abbiamo aspettato 10 anni prima di farlo, cosa che succedeva magari prima in generale, sì, sì, in tutti i settori musicali, quindi anche questo è positivo, cioè siamo allineati, siamo nel mondo, no? Siamo sulla mappa del mondo e a me capitato anche proprio qui di recente in radio che è venuto Tiny Tempa, a cui abbiamo fatto ascoltare un po' di rapper nuovi come Sfera, come Gali, come Izzy, Tedua, eccetera, e si gasava perché sentiva quel tipo di vibe che magari in Inghilterra stanno facendo i Section Boys, cioè è allineato, siamo allineati. Siamo ai tempi. Una cazzo di volta. Finalmente. Ok. Come sapete anche voi, sono alle prime armi, ho molto da imparare. La domanda che ti pongo è come si diventa un intervistatore doc? Pongo. La domanda che ti pongo è bella. Cioè, più che altro vale tanto l'essere veri, no? E quindi instaurare un rapporto di feeling, no? Con la persona con cui si sta parlando. Poi io non penso di essere un intervistatore
top, no? Mi capita di parlare con artisti, magari alla radio, magari sui Pop TV, e mi capita di farlo in maniera del tutto friendly, no? È un po' come parlare tra amici, ormai diciamo non c'è più lo schema del ehi ragazzi benvenuti, cioè sì. Ci sta, ma ci sta anche il fatto di essere real, no? Essere real, raccontarsi le cose, anche perché se c'è una cosa, una delle grandi verità del rap in generale è il fatto di essere autentici, no? Non ha senso magari impostarsi troppo. Oppure provare a imitare qualcun altro, questo non ha senso, no? Quindi saluto tutti gli intervistatori all'ascolto. Volto di Radio DJ, com'è stato lavorare dietro le quinte? È stato fondamentale, una grande scuola che non esiste, cioè non esiste una scuola come quella che può essere questa qua, no? Quella che ho avuto io qui, poi in più io ho sempre fatto radio, l'ho sempre fatto in maniera così da dilettante, no? Da quando ero piccolissimo, dall'università e sempre quando sono arrivato a Milano ho sempre fatto la radio, copiando Albertino, copiando Hot 97, ispirandomi a BBC One Extra. E questo è un problema, quello di prendere sempre spunto un po' da chi trae ispirazione ma non copia. Esatto, no? Bravissimo, come diceva quello che mio zio. E quindi questa cosa qua, il fatto poi di aver avuto 2 anni pieni in cui, e continuo a farlo, in cui ho potuto lavorare qui, magari dietro le quinte, no? In redazione con Albertino, è stata una scuola incredibile, in generale scuola sia da un punto di vista diciamo professionale ma anche da un punto di vista di vita, no? Sei a contatto comunque con gente che ti ha fatto crescere anche quando non la conoscevi, no? E quindi questa cosa qua è stata fondamentale. Fondamentale anche poi continuare a farlo, nel senso che io poi qui alla radio faccio un programma che è 1212, che è la storia della radio e del rap alla radio in Italia, no? E quindi pensa il peso ogni volta che io muovo questo cursore. Questa cosa mi pesa tanto, ma in senso positivo, no? Sento una responsabilità. No, quello sì, assolutamente, perché sento una responsabilità ed è importante, fondamentale imparare sempre e comunque da chi hai attorno qua. Qui siamo a Disneyland. Come comunque, no? Dicevamo prima, poi qua comunque davanti a questo microfono ci sono stati tantissime, quindi sapere che comunque qua, cioè anche per me è emozionante sapere che qui ci sono stati i migliori comunque. Quando vedevi i tuoi fan, come reagisci adesso dopo il successo? Paroloni, sì. Tutti paroloni. Comunque dopo magari di essere un volto conosciuto, perché ormai sei conosciuto. Diciamo successo è un participio passato, no? Quindi una cosa che riguarda il passato. Qui siamo sul presente e sul futuro, no? Quindi il successo io non so cosa sia in generale. Fan nel senso che magari ho persone che mi seguono, che mi scrivono e che magari agli eventi mi chiedono la foto, e questa cosa è incredibile. Ovviamente per me è tutto nuovo, nel senso che succede da poco, e sono quelle cose che però vorresti che succedessero tutti i giorni, perché sei a contatto, cioè capisci che la gente segue quello che fai, no? Questa cosa è importante, fondamentale, sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che ti segue, che magari è ispirato da quello che fai. E quindi è una figata, è incredibile, è quella parte veramente in estasi di questo lavoro, del mio lavoro, il fatto che magari uno ti scrive, ti like, ti chiama, ti segue o ti chiede la foto. Pazzesco, perché poi io non sono un artista, no? Io non ho mai fatto musica, non sono un rapper, no? Beh, ma io posso venirti contro un secondo e dico che secondo me un artista è anche se un artista dal momento in cui fai questa determinata cosa, cioè l'artista per me è sempre uno che comunque fa un qualcosa, se posso, è la mia. Sì, certo, poi la radio comunque in un certo senso è anche arte, questo è vero. Però dai, diciamo, sentirsi artisti, forse diciamo non c'è peggior fallimento di quando uno, anche un artista, si sente un artista. Com'è condurre una trasmissione tutta made in Italy come i Pop TV?
è tutto made in Italy, è tutto made in Italy, il rap italiano è al centro, no, di questa trasmissione. E quindi cosa significa? Significa tante cose, significa che intanto abbiamo un settore musicale importante oggi, c'è una rap industry in Italia, no? E questo non c'era mai stato prima, c'è gente che la mattina si sveglia e fa questo lavoro, il rapper, no? O il produttore di beat. E quindi Made in Italy non è altro che un amplificatore di tutta questa realtà, no? Di questo rap game che in Italia ormai è bello grosso, è presente, no? E noi ne facciamo parte, e dalla trasmissione poi passano tutti quanti. Tendenzialmente si cerca di dare spazio ovviamente ai big, ai dinosauri della scena rap, quindi che è venuto chiunque, anche più volte, e poi anche a tutti i newcomers, quelli che sono, diciamo, anche a volte, diciamo, noi negli ultimi tempi abbiamo fatto le prime interviste di Gali, la prima intervista di Sfera, la prima intervista di Vegas Jones, abbiamo cercato anche di dare un'idea di, non so, scouting non è la parola giusta, diciamo di un nostro lancio, il nostro, non che loro ne abbiano bisogno, no? Però è stato proprio il nostro lancio, la loro prima intervista, cioè nella biografia di Gali, nella biografia di Sfera, eccetera, la prima intervista l'abbiamo fatta noi. In TV è una stronzata, nessuno, non cambia la vita di niente, no, nessuno, però storicizzi un momento. Pare che poi molti artisti, poi comunque è bello, come dicevamo prima, come ti poni, perché comunque diventano, anche con Achille Lauro, io ho visto anche il freestyle che ti ha fatto, diventa anche un rapporto d'amicizia alla fine, certo. Ed è figo così, anche simpatico, come sì, devo dire che io faccio parte, diciamo, a livello anagrafico un po' nella middle generation, no? Tra la old school e i nuovissimi. Devo ammettere che ho tanti amici della old school, ho tanti amici della middle generation, però con i nuovi riesco a parlare la stessa lingua, no? Forse perché, non so spiegarmelo bene, però tipo Achille Lauro lo rispetto tantissimo, mi piace un sacco in generale come personaggio, come attitudine, ma anche Sfera, ma anche Gali, Izzy, eccetera. Tedua è il mio preferito, e Lion che spacca l'anno prossimo, cioè sì, Tedua sta veramente ingranando di brutto, number one. L'ultima domanda invece, che riguarda il mio canale, visto che spero di ritornare qua prima o poi. E lo dice il microfono. Vabbè. Invece cosa ne penso del tuo canale? Ecco, cosa ne pensi del tuo canale? Andiamo così, perché è venuta benissimo. Che io così non faccio niente dalla sera alla mattina che andare sul, vedi, tuo canale. Lui mi segue, capito? Tutti i giorni, sono 24 ore su 24, è lì che ogni giorno trova l'aggiornamento. Addirittura ti dico di più, ho imparato a grabbare i video, li tiro giù, me li metto sul telefono. Ho live video carica, visto, è un fan numero uno. Yeah. Cosa ne penso? Dai, penso che in generale è uno spazio, no? E ha la sua importanza. È un canale YouTube dedicato, immagino, no? Sì, alle interviste, non soltanto a gente del rap, ma sì, no? Sì, no, un po' più tutto, largo, sì. No? Ho intervistato anche un ex showgirl, tronista di Uomini e Donne. No, okay. Sì, ok, ok. E quindi è un canale di comunicazione, quindi positive, positive. Se cresce sono contento, e poi quando verrete a fare la prossima intervista vi chiedo un budget. Ok, gentile. Noi ti ringraziamo davvero, vabbè, pare che è stata una chiacchierata, quindi davvero grazie. Grazie a voi. E bella. Luca. Ciao raga. Devo esserci.